Il pubblico dipendente con una tipologia contrattuale part-time viene cancellato dall'albo forense. Ciò avviene ad opera della legge 25 novembre 2003, numero 393, che stabilisce l'incompatibilità fra le due attività. La decisione del ricorso presentato dall'avvocato deve però essere sospesa fino alla decisione della Consulta. Rimane quindi iscritto nell'albo professionale. La sopra menzionata legge 2003 ha stabilito una incompatibilità fra le due attività concedendo 3 anni di tempo dalla data di entrata in vigore della stessa legge per esercitare il diritto di scelta. La normativa ha efficacia retroattiva. L'avvocato si vede cancellare dall'albo forense. Occorre però attendere che si esprima la Corte Costituzionale. Sempre la Cassazione aveva già in precedenza avuto modo di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge numero 393 del 2003, articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'articolo 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50% del tempo pieno, già iscritti negli albi di avvocati, alla data di entrata in vigore della medesima legge numero 393 del 2003, prevedendo invece, all'articolo 2, solo un breve periodo di moratoria per l'opzione imposta fra impiego ed esercizio della professione, per contrasto, nei sensi di cui motivazione, con gli articoli 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, così Cassazione 24.689 del 2010.